Buongiorno a tutti ragazzi dal vostro Cartal Curva Nord, 7:30 di mattina, partita finita ormai dall'incirca da 8 ore, ho ripensato, ho riflettuto perché ieri, sì, ho analizzato tutto il complessivo della partita e che cosa mi sono venuto in mente in questo momento, che io avevo ragione. Che Oddo si sia salvato perché abbia vinto con Pescara e la stragrande vittoria con il Sassuolo in Coppa Italia, questo è stato praticamente l'apice da poter dare gli alibi, appunto, a continuare con la fiducia di Massimo Oddo, perché appunto i risultati erano a favore suoi. Però io sto ripensando, no? Io ancora mi devo incimentare anche in una situazione come se fossi Pietro Iemmello, che si trova sbattuto fuori l'unico uomo, l'unico attaccante di peso che forse era giusto o no, visto la situazione, perché se tu vedi la situazione dici stiamo subendo essere massacrati dal Cosenza, dici beh, tolgo la punta e male che vada, diciamo, non do punti di cedimento lì davanti, perché le punte che abbiamo lì davanti, per me è l'unica punta di ruolo lui, e diciamo Falcinelli perché abbiamo come ruolo. Però io ripenso appunto a come una squadra abbia buttato nel cesso due punti in più. Perché ne siamo usciti con un punto solo. E io mi spiego una situazione. Come è possibile a oggi che se tu vinci 1-0, hai giocato 40 minuti, li hai sulglassati sul gioco, perché li hai sulglassati col gioco, tu non puoi entrare al secondo tempo così, e ti guardi in giro, pensi e prendi subito l'1-1. Poi dopo l'1-1... pensi di stare tranquillo, riprovi successivamente a fare quello che fai, arriva un 2-1 regalato, io oserei dire regalato, da un gol di Mann nel 2020, mi viene un po' da ridere, però dici, oh, vabbè, te l'hanno assegnato, dovresti essere stato contento. Quindi a quel punto tu che cosa dovevi fare? Dovevi cominciare uno a gestire la situazione, perché devi gestire la situazione. Due. La rete dei passaggi, che non si capisce mai perché va in bambola, non hai fatto in tempo a prendere il tuo, che a fare il 2-1, che tu ne subisci di conseguenza, manco passa un cazzo di minuto e subisci il 2-2. Allora qui io mi sorge un problema. La mentalità è sbagliata, ma la mentalità di una squadra chi la dà? La dà un allenatore. Se un allenatore, l'ho visto che si sbracciava, si incazzava e quant'altro, e questa cosa del nervosismo in campo, perché non sappiamo gestire un'emotività, non sappiamo gestire le partite, me l'ha dato il fatto Dragomir, che lui a quasi fine della partita va a dare una, diciamo che abbia spaccato la faccia a qualcuno, una semplice capocciata all'avversario come gesto di nervosismo. Se c'è questo gesto di nervosismo da parte di un calciatore e tu allenatore non te ne accorgi che la squadra sta soffrendo, perché tu non dai mentalità, che poi tu abbia portato il Pescara tanti anni fa in Serie A, a me non mi interessa. Il tuo palmarès parla chiaro. Sei stato esonerato dal Crotone l'anno scorso. Sei stato cacciato dall'Udinese in Serie A. È l'unica cosa buona che hai fatto in tutta la tua vita.
e portare Pescara in Serie A. Come giocatore, visto che so anche nel mondo Inter, mi ti ricordo nel Milan e sinceramente eri un giocatore normale. Questo grande carisma che tu hai, a me non me l'ha mai trasmesso. Che poi forse potevi essere meglio sulla piazza. D'accordo con te. Ma a me non mi stai entusiasmando. Tu non stai dando una mentalità alla squadra. Che poi tu vinci, grazie che vinci. Vinci perché hai anche i giocatori giusti. È vero che questa squadra ha una media di 24-25 anni. Forse una della più giovane squadra di Serie B per esperienza, perché si sa che per fare la Serie B ci vuole l'esperienza, non la giovane età. Su questo non ci sono dubbi su questo. Però tu, caro Massimo Oddo, io oggi ti ripo un secchio, ma non perché mi è arrivato il pareggio, allora ti devo rompere il cazzo. Invece sì che ti rompo il cazzo. Perché questo pareggio è stato frutto di una tua cretinaggine. Iemmello, lo fai uscire. L'unico bomber che c'hai, 12 gol su 15 partite, una media straordinaria. E anche lui dalla panchina faceva gesti di stizza che non capiva appunto cosa cazzo avevi fatto, Massimo. Fidati. Te parlo da tifoso. Io non posso vedere i miei calciatori, io difendo i miei calciatori. Non difendo te. Te non ti difendo. Loro sì. Perché ancora devono adattarsi. Manca un centrale difensivo, perché anche Sgarbi ieri non si è potuto vedere. Sono d'accordo. Abbiamo un po' di difesa da rifare. Abbiamo bisogno di una difesa. Quindi, caro Presidente, mi auguro che lei arrivi a gennaio e almeno porti un difensore. Almeno un po' di difesa, un perno a centrocampo. Perché in attacco stiamo più che bene. Certo, a trovare un sostituto di Pedro Iemmello ce ne vorrà. Se disgraziatamente verrà squalificato o quant'altro. Perché ieri al VAR, se tu andavi al VAR, quel gol del 2-1 non l'avresti fatto. E avresti perso la partita 2-1. Se non peggio, perché poi Vicario te l'ha salvata una sul 2-2, come ho detto anche ieri nel precedente video. Adesso Massimo Oddo, io, è l'ultimo video che ti dedico. Questo deve essere ben chiaro. Sapete, cari freghi, io come la penso su Massimo Oddo. Infatti, non a caso, quando ha vinto nelle ultime due partite, non a caso, l'ho mai citato nei miei video? No. Ho fatto i complimenti alla squadra, perché io sono vicino alla squadra, vicino alla mia squadra, non vicino a te. Perché tanto la squadra è quella che va in campo, che poi tu non mi raccontare balle, no? Non sei tu che traghetti questa squadra, perché i tuoi sistemi di gioco, sono d'accordo, ma fanno un po' piagne. La mia squadra sa giocare. Tu, so che hai 2 anni di contratto, mi tocca sopportarti, va bene. Non mi sto lamentando, siamo ancora lì, a 23 punti. Zona ancora tutta in discussione, con il Pordenone Cittadella solamente a 25, 2 punti sopra, quindi tutto è rimonta, tutto è risolvibile. Però usa quella cazzo di capoccia. Usa quella cazzo di capoccia. E te lo dice un tifoso. Chiaro? Ragazzi, questo video era semplicemente per ribadire che io ve l'avevo detto. Adesso però i risultati parleranno. Ditemi cosa ne pensate di questa sconfitta. Se ho ragione io oppure ho torto. Sono pronto al dialogo, quindi siamo qua. E ci vediamo ragazzi al prossimo video in mattinata. Ciao.